La pace del Signore sia con tutti noi. Mia cara nella grazia, vi auguro una buona domenica a tutti quanti, che il Signore quest'oggi possa fare ciò che il nostro cuore in questo momento ha di bisogno, perché solo questo ci è rimasto: pregare, lodare Dio e Gesù, nient'altro. Io la vedo così, mia cara nella grazia. E per questo vedere che vedo in questo momento ne ho gioia, ne ho amore e tutto quello che ho bisogno il Signore me lo sta concedendo. Aspetto l'ultima grazia momentanea, che il Signore mi dia salute e forza e potenza. Questo è il mio desiderio di oggi. Non so voi cosa avete in mente di poter chiedere a Dio, ma Dio in questo momento sta aspettando te, te sorella, te fratello, te amico e anche chi in questo momento è in disparte come in amicizia, che possa anche lui approfittare di chiedere a Dio ciò che ha di bisogno. Ma soprattutto, prima che chiedi a Dio il tuo bisogno, fai che ristabilisci la tua vita con il nemico, perché il nemico ti ha perdonato. Ora tocca a te perdonare, perché senza il perdono non si riceve grazia da Dio. Non ti aspettare nessuna grazia da Dio, perché Dio non ti concederà nessuna grazia. Nessun miracolo, nessuna guarigione, se tu non ti ristabilisci con tuo fratello o con tua sorella. E quest'oggi è una giornata speciale per te, perché Dio si sta servendo della mia voce, della mia persona, di me, per farti capire che oggi è il tempo di perdonare tuo fratello o tua sorella, o il tuo amico, o il tuo nemico. Perdona e avrai tutto quello che hai chiesto o chiederai. Senza il perdono non avverrà niente. E con questo vorrei concludere, mia cara nella grazia. Preghiamo insieme che il Signore ti conceda ancora questo privilegio, che la tua mente possa avvalersi del perdono, di perdonare. Se ti viene facile, chiudi gli occhi, non per altro, per essere nella quiete, nella tranquillità, di non essere distolto da nessun rumore, da nessun fluscio, da nessuna cosa che possa intervenire a distoglierti. Chiudi gli occhi e preghiamo insieme. Se ti trovi in auto o in viaggio, lascia perdere. O ti fermi e chiudi gli occhi e preghi. Padre Santo, Dio d'amore, ancora oggi vengo a te, a attraverso il tuo figliolo, e voglio portare con me tutti quelli che sono in ascolto o e che vedranno questo video, che possano tutti arrendersi a te attraverso Gesù. Padre, infondi in questi cuori che ancora hanno bisogno di forza, e non solo di forza, che hanno di bisogno ancora della tua benedizione, di poter condonare, perdonare il fratello o la sorella o l'amico o il nemico, o un familiare, una discussione o una lite, qualsiasi altra cosa che hanno avuto oggi, ieri, nel passato, recente
è antico, perché se non riescono a perdonare, io so, Padre, che tu non li perdoni e non gli darai grazie. So che la tua parola è ferma nella Bibbia, che è stata tramandata da 40 uomini, più la persona che tu hai mandato, il tuo figliolo Gesù Cristo, a confermare nel Nuovo Testamento che senza il perdono non si ottiene nessuna grazia. E su questo mi posso vantare, Signore, perché credo nella tua parola che è ferma e potente. Grazie, Padre. E oggi ti voglio pregare di perdonare, Signore, quando queste persone hanno perdonato il suo fratello, il suo amico, la sua sorella, il suo parente e il suo nemico. Grazie, Padre. Ora con questo, Padre, ti prego, benedici anche me. Se sono stato nel peccato, ti chiedo anch'io. Perdona. Abbi pietà anche di me. Benedici la mia vita, benedici anche la mia famiglia. Benedici tutti quelli che in questo momento ascolteranno o vedranno questo video. Che sia un perdono universale. Grazie, Padre. Conducimi ancora a te, Signore, che possa trovare grazia su grazia in te, in Cristo Gesù. Sì, Signore, questo ti chiedo. Pietà, Signore, pietà e misericordia per tutti i miei fratelli, sorelle, amici e soprattutto la mia famiglia, Signore. Benedici mia moglie, Signore, guariscila, aiutala, sostienila e portala avanti. Benedici ancora i miei figli, Signore, mio figlio, mia figlia, ancora il mio genero, mia nuora, ancora la creatura che ha nel grembo, Signore. Benedicela, Signore, benedice questa gravidanza e benedice ancora tutti quelli che in questo momento ci stanno circondando. Sì, Signore, i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia, benedice ancora tutta l'umanità dall'inizio alla fine, Signore, benedici fino alla millesima generazione. Grazie, Padre. Grazie, sono sicuro che oggi questa tua benedizione sarà un condono per tutto l'universo. Grazie, Padre. Soprattutto ti chiedo preghiere per questa rivolta che c'è negli stati che stanno in guerriglia. Signore, taci con questa tua parola, Signore, fai tacere tutti quelli che sono in guerriglia. Metti pace, Signore. Fai che la pace soprabbonda in queste guerriglie e che possa tornare la pace nel mondo universale. Signore, per questo ti chiedo, benedici tutto il mondo. Ti ringrazio, Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Mie care, potete aprire gli occhi, con questo mi voglio limitare a dare qualche piccola informazione. Nel mio sito ho fatto alcune modifiche, chi vuole può entrare. Il sito è www.gesulalucedelmondo.it. Entrando in questo sito troverete quello che cercate. Se c'è qualcosa che non vedete, potete chiamarmi o scrivermi. Nel sito ci sono tutte le informazioni. A Dio volendo, ci sentiremo presto. Vi abbraccio come ho fatto sempre, con una stretta di braccia, come se in questo momento fossimo vicini e nessuna distanza possa essere fra te e me, sorella, fratello, amico e anche nemico. Che possa tu, nemico,
diventare il mio miglior amico, la mia migliore amica, meglio dei miei amici, perché in questo momento ti sto apprezzando come figlio prodigo è stato apprezzato dal suo padre. E il Padre Celeste ha apprezzato me e io apprezzo te. Vi saluto nella pace del Signore. Un grande bacio da fratello Angelo Piccone, servo dell'Eterno. Amen.